Rispetto all'altra volta, no? Con Crita abbiamo visto, abbiamo fatto un po' di compositing, fatto le basi del compositing, come realizzare da immagini diverse una nuova immagine. Quindi abbiamo visto che Krita da un certo punto di vista è molto simile come architettura a GIMP e anche programmi come Photoshop e altri programmi di fotoritocco. Il bello di Krita rispetto a GIMP è che è uno dei programmi, dei pochi programmi open source che ti tratta il cyan magenta giallo-nero, che è un profilo colore che è fondamentale nel momento in cui vai in stampa. Anche per avere una corrispondenza cromatica più verosimile a quello che noi vediamo a monitor. Come abbiamo visto l'altra volta, è un software che lavora a livelli, ovvero con degli strati trasparenti su cui noi andiamo poi ad applicare tutte le nostre pennellate e quant'altro. Ribadisco che Krita non è nato come software per fotoritocco, ma come software di illustrazione. Però nulla vieta di poterlo usare, se non si possiede la tavoletta grafica, di poterlo usare anche come software di fotoritocco alternativo a GIMP. Cioè il massimo, il meglio di sé, Krita lo dà ovviamente con la tavoletta grafica perché è nato fondamentalmente per il disegno a mano libera e infatti se noi andiamo a vedere ad esempio sui tool, sui pennelli a disposizione, qui noi abbiamo tutta una serie di strumenti che ci permettono di realizzare qualsiasi tipo di tratto sulla nostra opera. La cosa interessante è soprattutto questo riquadro qua bianco, che sembra un riquadro inutile, invece in realtà ci serve per vedere effettivamente cosa facciamo. Tipo, se andiamo a prendere uno strumento tipo schizzo, ci vengono fuori tutta una serie di punte, di matite. E le icone già ci fanno capire che tipo di effetto andremo poi ad applicare sulla nostra tela. Prendo tipo questo qua, noi possiamo andare tranquillamente a fare delle prove sul nostro riquadro qui a destra bianco. Qui abbiamo la possibilità di regolare il diametro del nostro pennello, possiamo regolarne anche il flusso. Il rapporto, scusate, e possiamo regolarne ovviamente anche la sfumatura, non solo proporzionale, quindi sull'intera circonferenza allo stesso modo, ma possiamo cambiargli anche il tipo di rapporto, vedete? Se andiamo a modificare il destro e il sinistro, abbiamo la possibilità di cambiare a questo punto il nostro rapporto di sfumatura. Dal preciso, se lo mettiamo completo, oppure al 0%, quindi il più sfumato possibile. Abbiamo la possibilità di lavorare con questa opzione sia concatenato, quindi un cambio di valore che andiamo a fare sull'orizzontale e sul verticale, in automatico ce lo fa anche nell'altro. E questo è comandato da questo simboletto qua, che è la catena, e quindi ci permette di lavorare o su tutti e due, sull'asse delle X e delle Y, oppure lavorare su uno dei due canali, quello che ci interessa di più. Allora, io vi ho dato due o tre foto da poterci smanettare sopra, che possiamo cancellare, e ho preso delle foto un po' all'estremo, nel senso che è bello farci qualcosa. Ad esempio, questa foto qua l'ho scelta prima perché è un po' piatta, quindi noi adesso con Krita andremo a fare delle operazioni che di solito andiamo a fare con GIMP, ma le possiamo fare anche con Krita. Come abbiamo visto la volta scorsa, lavoriamo su livelli. Rispetto a GIMP, Krita, qualsiasi operazione che noi andiamo a fare, dobbiamo andare a crearci un nuovo livello. La cosa che io consiglio sempre di fare quando si inizia a lavorare su foto dove andiamo a creare poi altri livelli, diamogli sempre un nome, non lasciamogli mai il livello 1, il livello 2, anche perché sennò va a finire che
facciamo casino soprattutto quando iniziamo ad avere un bel po' di livelli da 10 in su e non riusciamo più a capire da che parte, su quale livello stiamo lavorando. Quindi la prima cosa che faccio di solito, doppio clic e gli do nome. Così almeno so su quale livello sto lavorando. Tipo, in questo punto qua abbiamo una scritta che possiamo andare a cancellare. E anche Krita ci permette di andare a coprire con strumenti diversi il nostro, in questo caso, questo tipo di descritta. Non ci basta altro che andare sullo strumento pennelli che abbiamo sul nostro menu superiore. Io perché mi bastano, mi viene fuori quando qui ho questa immagine qua che Sì. ne esisteva una autosalvata e Ah, quella non no, no. aveva la scritta. Dicevo, No, no, se li dai no, perché c'è dentro anche l'autosave. Gli hai infatti, dato, sì, ci ho provato. lui, perché io ce l'ho già impostato, che mi salva nell'eventualità che manchi la corrente o succeda qualcosa, almeno posso riprendere il lavoro da un certo punto Ti ho interrotto proprio perché mi sembrava una bella funzione. No, c'è. Tipo andiamo a cancellare questa scritta, non facciamo altro che andare a selezionarci lo strumento timbro clone e ce l'abbiamo qui. Non è presente sulla palette strumenti, quella classica, ma la troviamo qua, è un po' nascosto, ma c'è. Quindi ci selezioniamo esattamente questo pulsantino, semi nascosto, e andiamo a prenderci il clona. Qui ci ritroviamo più o meno le stesse opzioni di strumento, quindi diametro, rapporto, sfumatura orizzontale, verticale e quant'altro, lasciamocelo pure anche così, io addirittura lo porterei a zero in questo caso, visto che dobbiamo andare a fare un'operazione che alla fine non si deve vedere. Mi avvicino al mio punto di interesse, ecco la cosa molto bella è che dove voi puntate il cursore basta scrollare, in zoom in e zoom out e Krita vi porta esattamente dove punta il cursore, quindi non dovete star lì ogni volta a diventare matti con lo strumento lente ad ingrandire la parte che vi interessa. Puntate il cursore nel punto che vi interessa e poi scrollate tranquillamente. Quindi andiamo a prendere lo strumento clone. Ovviamente il clone funziona, aspetta che mi sposto un po'. Sì. Una domanda, scusa, non intendo molto, ma la parte Sì. grigia che c'è esternamente è sempre parte dell'immagine? No, è il tuo tavolo di lavoro. Diciamo che la tua. Aspetta che questo lo cancello, che non mi interessa. Diciamo che la tua parte di foto è questa qua. La parte grigia è un tavolo di lavoro, nel senso che se tu vuoi e dici, beh, io ho intenzione di lavorare su un'immagine più grande, posso andare ad aumentarmi le dimensioni della mia tela, ecco, la chiamo così. Quindi io posso tranquillamente andare su ridimensiona tela, io adesso qua ce l'ho 1920x1080, è in pixel, però mettiamo caso che io lo voglio fare 3000, gli do ok e lui mi ingrandisce l'immagine, quindi mi permette di ingrandire ancora di più, non l'immagine, mi ingrandisce il riquadro. Quindi posso andare ad aggiungere a destra, a sinistra, in alto, in basso, anche altri elementi, magari voglio fare una composizione. È sempre un layer. No, fa sempre parte di questo layer qua. Sempre di questo. Quindi qualsiasi altro layer che noi andiamo a creare, nel momento in cui noi andiamo a crearlo, in pratica lui c'è. Non è riferito solamente a questo livello qua, ma è riferito all'intera composizione, quindi all'intero file. Noi lo possiamo creare anche in un secondo momento, noi possiamo lavorare tipo anche con 15-20 livelli, dopo ci accorgiamo che in realtà ci serve un riquadro, una focale molto più ampia, l'andiamo a modificare su immagine, ridimensiona la tela, gli diamo le modifiche che vogliamo e tutti i livelli si prendono la stessa dimensione, quindi abbiamo diciamo del materiale trasparente. Come vi dicevo anche per GIMP, Krita
lavora come se avessimo dei fogli di acetato trasparenti, solo che Krita lavorerebbe per, diciamo, addizione, cioè sul foglio trasparente tu ci aggiungi delle cose perché è un programma di illustrazione. Però visto che lo possiamo usare anche come programma di fotoritocco, lo usiamo all'inverso. Noi abbiamo già degli elementi, dei pixel che sono la foto, noi lavoriamo su quella e possiamo andare a creare altri livelli trasparenti sui quali poi andare ad inserire altri elementi presi da altre foto, oppure elementi che sono presenti nella foto li andiamo a duplicare tranquillamente. Ma tenendoli comunque separati, cioè in realtà ogni operazione che fai è un'operazione fatta sul modello di base? No, se tu lavori su un livello, tipo, mettiamo caso che io sono qua, perché voglio tornare, mettiamo caso che io sono qua, sono su questo livello qua, se io con qualsiasi strumento, tipo un pennello, ok, vado qua, mi prendo questo qua, l'aerografo, faccio delle prove e ci faccio un segno, lo faccio su questo livello qua. Eh sì. No, infatti. Allora, per fare questo, prima di fare qualsiasi operazione, mi creo un nuovo livello. Livello, facciamo aerografo. E su questo ci faccio i lavori che voglio. Cioè, io qua sembra che castro la foto. In realtà non la sto castrando, perché nel momento in cui vado a deselezionarlo, vedete qua, sulla palette di livelli, ho il simbolo ho l'icona dell'occhio, del lucchetto e poi del canale alfa. Okay, io posso decidere di... Cioè, comunque adesso una posizione perfetta, però se fosse un lucido vedresti anche l'immagine dietro. Sì, ma infatti se tu vedi non ho usato un aerografo con l'opacità piena, ma c'è... Se sul bordo sfumato, se io adesso mi avvicino, vedi? Cioè tu vedi la foto sotto. Se io invece di usare lo strumento come l'ho usato adesso, lo uso tipo su questo qua. Lo metto a 100, vado qua. Faccio così, cioè la copro completamente, però adesso per dire sto lavorando sul livello della foto, però se io mi metto qua, faccio la stessa cosa, esatto, ma dipende dal tipo di strumento, in questo caso qua è una matita. Ecco, il bello di Krita è che non ti fa il segno sempre uguale, cioè non te lo ripete, ma ti cambia l'angolazione, la dimensione all'interno del pennello. Se tu guardi, se ti faccio un segno così, vedi? Cioè, e questo è solo col pennello con le setole che si spalmano. Esatto, cioè in questo caso qua è una sorta di bulino, no? Che segna. Però se io usassi la tavoletta grafica, prenderebbe l'inclinazione della penna. Però più la mia tavoletta grafica è sensibile, più riesce a seguire l'andamento più Krita riesce a percepire il movimento e l'angolazione che gli do, e anche la pressione. Quindi se io la pressione gliela do leggera, lui mi dà un tocco leggero. Se gliela do forte, mi fa un segno più forte, come se stessi lavorando proprio sulla carta. Esatto, devi restare fermo molto di più sullo stesso punto, quello sì. Adesso non è il nostro caso, perché a noi non interessa lavorare come illustrazione, ma usarlo di più come strumento di fotoritocco, tipo vogliamo modificare leggermente una foto o di livelli di contrasto, possiamo farlo anche con Krita. Diciamo che in questo modo tu hai due strumenti, hai GIMP, ma hai anche Krita volendo, se vuoi lavorare con uno strumento un po' più performante. Quanto da usare GIMP mi sembrava scomodo, poi non ho mai approfondito. No, beh, ma alla fine è solo questione di conoscere gli strumenti. Io mi trovo meglio con Krita perché ha l'interfaccia grafica che è bella scura, mentre GIMP di default te lo dà chiaro, devi semmai installarti dei temi personalizzati, adesso ce ne sono una caterva, fino a qualche tempo fa non erano così presenti, dove addirittura c'è la simulazione
per i nostalgici di Adobe c'è la simulazione dell'interfaccia grafica di Photoshop. Cioè, quindi uno che non è molto esperto, a colpo d'occhio gli verrebbe da dire: ma tu stai usando Photoshop? No, in realtà è GIMP, solo che è l'interfaccia grafica di Photoshop. Però secondo me, perché scimmiottare Photoshop quando si può fare anche meglio? Quindi, cioè, diciamo che il software proprietario non è da buttare via tutto, cioè, ci sono delle cose buone che secondo me vale la pena di riprendere, se possibile migliorare. Una di quelle, ma proprio perché sono programmi professionali che sono nati, che hanno già 25 anni di lavoro alle spalle. Nel giro di poco hanno capito che l'ambiente neutro, possibilmente sullo scuro, ti permette di lavorare meglio. Primo perché riposi l'occhio e poi secondo tu vedi le foto senza inquinamenti di altri colori, quindi eh sì, ma lo stesso il fatto di avere anche tutte le icone monocromatiche ti crea meno disturbi, non hai più le icone iper mega colorate con gli effetti 3D. In questo modo tu non hai nessun tipo di inquinamento visivo, tu vedi la tua foto, a parte magari quello che hai intorno, però almeno la foto la vedi il più possibile fedele, non hai disturbi di nessun tipo, né cromatico né di luce. E in questo modo il tuo occhio è più riposato. Se lo usi Passare qualche ore, 8, magari non dico, so, ho fatto più di qualche volta 8 ore davanti a GIMP e 8 ore davanti a Krita, cioè sono. L'occhio ti ringrazia, se potesse parlarti, ti ringrazio. Quindi la mia scelta di passare a Krita rispetto a GIMP non è stata solo una questione di. Perché Krita tratta anche il cyan, magenta, giallo, nero, che per me la mia professione è fondamentale, ma proprio anche per una questione proprio visiva, quindi di poter riposare anche l'occhio. Questa cosa qua la stanno vedendo anche altri software. Anche Scribus da questo punto di vista si sta spostando su un'interfaccia grafica che sia molto più riposante e idem anche Inkscape stanno già valutando anche loro la possibilità di lavorare anche con ambienti dark o comunque sul grigio. come dark table, esatto, quello molto scuro mi Esatto, quello è ricordo. molto scuro, ma proprio perché c'è necessità di concentrare la propria attenzione sull'immagine e non su quello che c'è intorno all'immagine. Cioè, quello che c'è intorno alla fine sono degli strumenti. A me non mi interessa che siano fighi visivamente, a me serve che siano funzionali. Ed è questo quello che differenzia, diciamo, un software pro da un software per consumer, per dire. Sì, l'eye candy, giusto come si chiamano, gli effetti che fanno sull'occhio che all'inizio ti piacciono, Sì, però dopo un dopo po' passato quelle scatole ti stancano e quindi devo torni. ripiegare. Infatti addirittura adesso se tu guardi anche sul web, ma anche sulle applicazioni per il mobile, si tende a minimizzare anche le icone, quindi flattare tutto. Basta col 3D e ritornare a uno stile molto più sobrio Un'interfaccia più ferma, non ci sì. sono transizioni, Esatto, hanno sì. anche questo, non so se questo di default come vengono fuori, quello di GIMP aveva tutte le barre che si muovevano, giusto, no? Sì. Cioè, trasparenti, quelle cose lì, bastava andare sul menu Sì, e gli diventava dicevi stabile. finestra unica in modo tale da avere o strumenti a destra e a sinistra e avere la foto al centro. No, di default già te lo mette così. Poi sei tu che decidi se lavorare a schermo intero, se lavorare con la finestra separata in modo tale da gestirtelo come vuoi. Però diciamo che da un punto di vista funzionale Krita è un po' più avanti rispetto a GIMP, però sono gap che un po' alla volta anche gli sviluppatori di GIMP sicuramente colmeranno. Già ci stanno pensando gli utilizzatori classici che dicono: no, a me piace GIMP, però l'interfaccia la voglio un po' più scura e c'è la possibilità di personalizzarlo in quel senso lì. Quindi se tu usi GIMP puoi tranquillamente continuare a usare GIMP, però nulla vieta di provarne di nuovi. Però spezzo una lancia, io non opero tanto Krita, ma GIMP non sono me. E i pennelli delle Meno, hai Adobe meno non stanno opzioni quando per. dai tipo l'aerografo, a parte Sì. le Dopo opzioni che sono un come certo quando fai punto film, ti fai la sì, scalettatura. ma fai subito dici, non puoi fargli vedere una cosa a No. uno Della umano, fai le direzione. istruzioni così, No, perché te lo spiega in un secondo, ma dopo il bello GIMP proprio. per forza.
Dopo il bello di Krita è che tu hai questa tavolozza qua, no? Mentre su Gimp tu gioco a forza, devi crearti o un livello trasparente e farti le prove sulla foto, invece qua tu puoi già provare qua e vedere tipo, beh, uso questo. No, è troppo grande, boh, me lo sottiglio. Cioè, no, non mi va bene la proporzione, cioè, posso veramente farci di tutto. Adesso questo è qua, ho scelto lo strumento sbagliato, andiamo su questi, sui pixel che è meglio. Cioè, posso veramente cambiare il mio tipo di strumento e vederlo subito, senza star lì ogni volta, andare a cliccare sull'immagine per poi cancellare e dopo vedere se effettivamente è lo strumento giusto. Lo faccio già qua, le opzioni me le regolo già qua, quindi posso poi lavorare direttamente sulla foto senza dover star lì, poi riprendere le opzioni e cambiarle. Le cambio già qua, addirittura hai la possibilità di cambiare attraverso una curva il tuo tipo di sfumatura, quindi siamo un po' più avanti effettivamente, come dice Marco, rispetto a Gimp. Da quel punto di vista lì effettivamente ha un... C'era una ragazza interessata alle illustrazioni e allora mi ha fatto vedere questo, non so che neanche usare, si è appassionata a queste cose perché mi sembrava familiare come Sì. cosa. No, ma infatti... Essendo un programma nato per il disegno a mano libera, sono stati creati più opzioni possibili in modo tale da cercare di ricreare il movimento della mano sul foglio di carta, in base al tipo di strumento che stai usando, se stai usando un marker, se stai usando un pennello con le setole morbide o con le setole più rigide, se stai usando un pennello a punta, se stai usando un pennello a punta piatta o a scalpello, quindi cioè, hanno Tutte preso... le opzioni che hanno magari le utilizzate in Eh sì. Sì, cioè, figo come si sì. chiama? Scusa, una domanda, sono uscite video ufficiali? Beh, c'è sul sito, trovi dei link che ti rimandano a community dove qualsiasi tipo di problema tu possa avere, lì lo... Adesso non ho la connessione internet, però già dal sito di Krita ti rimanda da community anche italiane che ti permettono di lavorare, di chiedere... Però c'è qualcosa, ci sono un sacco di tutorial molto semplici che ti approcciano al programma. Una cosa che ho notato, l'interfaccia è molto più intuitiva Rispetto a... Gimp. Ah, rispetto a... Beh, sì, con il fatto che tu vedi già qua la tua icona, e vedi già che tipo di strumento è, ti facilita molto nell'individuare qual è lo strumento più adatto. Su Gimp magari molte funzioni base sono nascoste. Sono nascoste, sì. Non so se sbaglio. No, diciamo che forse è la traduzione in italiano che non rispecchia Rispecchia il vero. perfettamente, sì, perché diciamo in inglese tipo livelli, anche qua ce l'abbiamo a due valenze, in questo Layers punto, come o livelli, come layers e come levels. Noi invece li abbiamo tradotti tutti e due con lo strati, stesso nome, livelli. strati sarebbe un qualcosa che uno sopra l'altro con del contatto fisico sarebbe, no? Esatto, perché layer sarebbe più giusto, corretto utilizzarlo così, o strato, e poi andare su filtro, regola, e abbiamo i livelli, però i livelli ci regolano, cioè ha una funzione diversa che andiamo a vedere proprio anche questa sera. E lo stesso vale anche in Gimp, cioè se ci abituassimo anche ad utilizzarli nella lingua inglese che da un certo punto di vista è molto più ampia come Di termini, sfumature. sarebbe forse più semplice anche lavorarci. Tradurre significa tradire. Eh? Tradurre e tradire Eh sono sì, dovreste essere amici. sì. Allora, ho scelto questa foto proprio perché è un po' piattina, come vi dicevo prima. Quindi andiamo a cancellare intanto la scritta Superb. Con lo strumento clona, quindi vado, aspetta che vado a diminuire un po' il diametro perché adesso è enorme e oltretutto voglio lavorare con, eccolo qua. Si è già il contro quando gli do un punto, mi fuori tipo i livelli, però non è completamente No, 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 diffuso. Cos'è? Questo questo qua qua? dici?
Ah no. Se c'è contemporaneamente anche altro, controlli fuori sul puntatore un'icona con tipo il contavoce. Aspetta, non è mai capitato. Ma è sempre perché vedo anch'io. Ah, questo. No, praticamente questo qua, tu quando lavori su più livelli, tu puoi dirgli allo strumento lavorami solo su questo livello, e quindi se tipo io ho tutti questi livelli qua, no, però se io lavoro su questo, tipo sull'otto, il campionatore quando faccio così mi va solo sull'otto, ma l'otto è trasparente. Allora premo l'Alt e mi vuol dire fammelo su tutti i livelli, quindi mi va a prendere. Esatto, sì, la stessa cosa. Praticamente, aspetta che cancello un po' di livelli. Praticamente il timbro clone cosa fa? Lui va a prendersi, siamo noi che gli diciamo vai a prendere, aspetta che torno indietro anche proprio con... Praticamente con questo strumento qua vado a campionarmi una parte della foto e la vado a riposizionare sopra qua. Allora, bisogna premere prima il control e mi fa apparire lo strumento contagocce. Tipo se io lo punto qua, gli faccio un click con il mouse e poi mi sposto qua, nel momento in cui io vado... Aspetta, questo lo cancelliamo. Elimina livello, cancelliamo. Boh, nel momento in cui io vado a campionare, se lo campiono qua e poi vado a cliccare, mi fa una cosa di questo tipo, cioè mi riporta. Come infatti vedevo che il trono cerchio rimane da fare. Sì. Però posso decidere. Gli va dietro. Io posso decidere anche e dirgli no, questo che è il mio campionatore. Cioè quello di sinistra è il mio campionatore, vedi? Infatti dopo dove c'è la X, lui mi va a riprodurre la mia parte di foto che mi sono campionato prima. Però io posso dirgli anche che il mio cursore di sinistra resti sempre fermo sul punto iniziale. Eh sì, no, però io posso dirgli no, io, guarda, lasciamelo sul punto lì e continua a duplicarmelo. In realtà se il tampone è dinamico è meglio, perché in questo modo tu gli permetti a Krita di andare a prendersi anche eventuali sfumature, perché se noi fossimo su un punto qua ha una determinata cromia, no, in questo punto qua, invece in questo punto ne ha un'altra. Se noi lo lasciassimo fisso a un certo punto vedremmo la manipolazione che gli abbiamo fatto. Se sembra una toppa. Esatto, invece in questo modo qua noi andiamo a mascherarla in maniera praticamente perfetta. Vediamo se riesco a tornare indietro senza fare danni. Però non è la cosa di campionamento di fuso. Non te lo fa? Non te lo fa, se scelgo un'opzione, solo un attimo, dentro il pennello, dentro qua chiama painting mode, e mi circona la più livelli visibili, però me lo fa sempre qua. Qua lui dice effettivamente che se schiacci click e alt e scusa, control alt e click fa l'algoritmo, ma invece non lo fa. O sua più probabile. Adesso proviamo a vedere. Esatto. Allora, cancelliamo allora intanto la nostra scritta. Quindi vado a prendermi il mio timbro clone. Te lo fa? Ecco. No, questo qua è praticamente il campione colore che ti andrebbe a prendere. Ovviamente adesso non mi fa vedere niente perché non ho ancora cliccato nulla. Però nel momento in cui vado a cliccare adesso è sparito perché mi prende il campione colore. Mi dà una sorta di anteprima. Poi mi sposto sopra e comincio a cliccare. Ecco, un segreto da utilizzare sempre è non lavorare con qualsiasi strumento. Mi sono preso il mio campione colore, faccio un click, tengo premuto e faccio così. È la cosa più sbagliata.
In realtà, no, no, non è che ci passi sopra, in realtà è sempre meglio dare più click, in questo modo io ho un controllo maggiore dello strumento e nell'eventualità che vado a coprire in maniera eccessiva e quindi si vede il ritocco, posso sempre tornare indietro di uno step o due o tre, quelli che mi servono, per, in modo tale poi da migliorare ancora di più la funzione del mio strumento. Così, in questo modo cancello la mia scritta, intanto questa la chiamo fotografia. Bene, adesso andiamo a modificare in realtà vorrei che già qua San Marino mi viene fuori bene rispetto allo sfondo, però vorrei che venisse ancora fuori ancora di più, quindi la cosa che devo fare è isolare intanto tutta la parte del mio castello e quindi anche la parte di città murata rispetto allo sfondo. Anche qui ci viene in aiuto sempre uno strumento che sono le curve di Bézier e ci permettono di andare a selezionare in maniera precisissima il nostro soggetto. Prima cosa da fare, come sempre, è creare un livello, lo chiamo tracciati, e poi mi avvicino alla parte che mi interessa da modificare, quindi tipo da qua mi prendo solo la parte, diciamo, storica, evito di prendere questo tetto qua, quindi parto da qua e seguo l'andamento, la silhouette di San Marino. Quindi vado a selezionarmi lo strumento curve di Bézier, che è questo strumento qua, mi avvicino il più possibile, perché più lavoro vicino più sono preciso, e posso iniziare a fare un lavoro di questo tipo. Posso fare sia dei segmenti che oppure delle vere e proprie curve. In questo caso posso fare dei segmenti come questo, oppure se tengo premuto e trascino posso creare delle curve. Ovviamente adesso sul tetto non è necessario, quindi vado via abbastanza spedito, perché qui mi basta seguire il più possibile il profilo dei tetti delle case, e quando devo spostarmi mi basta premere la barra spaziatrice, mi appare la manina e posso spostarmi di settore, pur mantenendo lo strumento attivo. Quindi poi proseguo il mio lavoro, però non mi ha preso tracciati. Ma l'immagine che risoluzione ha? Questa qua? Beh, è bassetta questa qua. Hai visto dove sta? Se sembra bellissima, adesso che mi ha detto. Eh sì, questa qua ha proprietà 300 dpi, però è a 1920x1080, quindi è piccolina nonostante la risoluzione. Che mi riprendo, perché adesso ho perso il filo. Riprendiamola qua. Mettiamo a caso che questa è la mia. Adesso l'anteprima qua è andata a farsi un po' benedire. La pazienza. Adesso sto lavorando in maniera molto approssimativa, più che altro per far vedere effettivamente quali sono le potenzialità di Krita. Ovviamente questo lavoro qua andrebbe fatto in maniera molto più precisa e con un po' più di calma, però questo mi permette di vedere comunque come effettivamente lavora, perché volendo si possono usare anche strumenti come la bacchetta magica e quant'altro, però sono sempre strumenti che ti rendono schiavo dello strumento e non tu il padrone dello strumento, no? In realtà più si ha la possibilità di lavorare a mano libera e meglio è, anche perché è uno strumento nato principalmente per lavorare abbastanza sciolti.
è per isolare la parte di paese dallo sfondo praticamente. Adesso lo faccio in maniera molto... Esatto, dopo noi andiamo a creare un layer sul nostro... Vediamo se riesco a arrivare in fondo. Può spostare anche il calcio a rotellina e trascinando? Volendo sì. Senza barre di superficie? Beh, io ho qua lo zoom. Clicando sulla rotellina, se trascina. Sì, basta cliccare se sulla rotellina. Allora, vediamo se riesco a finire. Pensavo fosse più breve. No, se sbagli di cliccare per tutta la selezione, no? Porco cane, aspetta. No, non ti passo adesso. Beh. Lo rifai. Ce l'ho qua comunque. Vediamo se riesco a ripartire da qua. No, beh, in base al tipo di strumento che c'è, ma tanto a noi interessa solo avere il tracciato, dopo lo facciamo sparire quell'effetto lì. Perché tu fai un tracciato, ma è uno strumento che usa un tracciato. Che usa un tracciato. Per essere tracciato. Ah, no, questa è una cosa particolare. Tu si dà la matita e fare il tracciato, perché così va bene, fa un contorno. E poi prendere il tracciato come selezione. Esatto. Ha una struttura da quel punto di vista lì, sì, è un po', sono due modi diversi di ragionare. Questo è fatto per aggiungere, mentre magari GIMP è più visto come uno strumento che sottrae anche, più che aggiunge, perché in realtà qua dovresti partire da zero, no? Non dovresti avere nessun tipo di immagine. Vediamo, dovrei essere qua. Ok. Ok, perfetto. Bene, adesso io ho il mio tracciato, bene o male, pronto. Ah, vedi. No, non l'ho chiuso, te lo mantiene, tutti i tracciati che hai fatto te li mantiene comunque, te li salva. Adesso noi andiamo praticamente a convertirlo in una maschera di selezione. Aspetta, troppo ampia però. Aspetta. Allora, no, mi sento sparito. Ok, questo qua. Ho sbagliato qua all'inizio, che dovevo dargli un'altra opzione, vediamo se riesco a sistemarmela al volo. Qual è fastidioso quando non fa quello che vuole.
Sì, vediamo se riesco a renderla più sottile. Facciamo così. Seleziona, restringi. Di solito quando stringi a sezione, vediamo di 5, vediamo ancora di più. Deve lasciarmi un pezzo, se no. Ma resterebbe il vettore? Com'è? Resterebbe un vettore che faccia così? No, dopo ti sparisce. Cioè, mentre lo fai è un vettore. Esatto. Poi è una maschera. E dopo diventa una maschera. Allora. Ok, qua ci siamo. Destro manus. Adesso questo me lo duplico. Dai, duplica livello. Quindi me ne creo un altro e su questo vado a fare un'operazione di questo tipo. Tanto la cancello, la seleziono. Un attimo solo che vedo. Diamo gli alfa però. Eccolo. No, perché esatto, perché adesso a me serve un'immagine completa, no, è un'immagine dove ho solo San Marino in primo piano e in questo modo qua io posso andare poi a lavorare sul livello di sfondo che è questo qua, fotografia, questo lo chiamo. A questo punto lo chiamo sfondo, panorama, e questo adesso me lo chiamo San Marino e vado a fare un lavoro, adesso mi sono sparito gli strumenti, dove si va andare? Era qua su vista. E mostrami. No. Dove sei finito? Oh, non li trovo più. Dove sei finito? Composizione canale toolbox. Qua. Ok. Un attimo solo che vedo se riesco a sistemarlo. Ok, e questo lo andiamo a cancellare.
riempire. Andiamo ad aggiungerli l'alfa. No. Perché non me l'ho detto? Perché non mi ho fatto? Quindi si poteva fare un tracciato, ma anche eccolo qua. Si sciocca con colore e con quel colore di sezione. Sì, no, no, è che stavo. Avevo selezionato praticamente questo che era invece come normale, devo dargli cancella, allora dandogli cancella mi permette di andare a cancellare e rendere trasparente, perché a me serve avere questo trasparente, per dire, no? Adesso questo me lo riattivo là, non riesco a capire perché. Questo, vediamo se adesso è trasparente. C'è ancora bella, puoi trascinare le maschere sui livelli. Sui livelli. I canali fanno proprio sui canali forse. No, no, è che. È un canale alfa, sì. Sì, ma quando tu hai le selezioni su tipo puoi salvare aggiungendo un canale che non è né RGB né un'altra, era ti trova molto preoccupare. Sì, fa le selezioni come un canale. Poi dici, cioè il canale come selezione. Ma gli stessi vanno sotto agli stessi livelli dei canali. C'è una cosa a sé, selezione, no? Perché non mi funziona adesso, come te dico me? Così. Hola. Ok. Perfetto. Bene, adesso io vado a cancellarmi. Una volta che ho l'ho perso di nuovo, una volta che ho praticamente diviso il mio sfondo dal soggetto in primo piano, non faccio altro che andare a cancellare, ovviamente mi tengo solamente la parte di San Marino, questo lo chiamo San Marino, in maniera molto più grossolana rispetto a prima, quindi mi creo adesso si tira via la selezione, quindi solito fa un fare una selezione da trasformo un tracciato e salvo un tracciato di solito per così in GIMP. Allora. Sì, è un po' strano, c'è la selezione del canale. Dai, va. Vediamo se funziona così. Oh, te lo fai 20.000 volte. Non testo,
poi su opzioni del déjà vu. Ecco, no, non usate mai lo strumento testo in un programma di fotoritocco. Perché il problema di questo tipo di software qua è che i font hanno, diciamo, per essere leggibili, una risoluzione molto più alta di quello che il nostro occhio è abituato per vedere, ad esempio, le fotografie, le illustrazioni e quant'altro. Perché se tipo noi adesso stiamo lavorando su una foto a 300 dpi, il nostro occhio per le scritte, per avere una lettura abbastanza facilitata, avrebbe necessità invece di lavorare a praticamente 1200 dpi. Cosa succede? Che Krita il testo te lo tratta come un vettore, perché alla fine è un vettore, però nel momento in cui tu vai poi a fare il tuo file definitivo, perché uno te lo salvi con tutti i livelli, così ce l'hai, e se devi fare modifiche le fai tranquillamente. Nel momento però in cui tu vai a modificare, a farti il file in TIFF, JPEG o comunque un file flattato, cosa succede? Che il testo si prende la risoluzione che gli abbiamo impostato all'inizio, o comunque la risoluzione sorgente dell'immagine. Quindi se è a 150 dpi verrà rasterizzato a 150 dpi, se è a 300 verrà rasterizzato a 300, se è a 72 verrà rasterizzato a 72. Quindi la visualizzazione che abbiamo magari buona sul file a livelli, nel momento in cui andiamo a flattarlo la perdiamo. Quindi su scritte molto piccole, intorno ai 6-7 pixel, le perdiamo. Quindi se non sono scritte che sono pertinenti con la composizione, cioè, ovvero che sono all'interno della composizione, tipo posso creare un cartellone pubblicitario, magari qua sul muro ci metto un cartellone pubblicitario, lì è un conto. Ma se è una scritta tipo a modo impaginato, allora no. E semmai uso Scribus, poi mi importo l'immagine in Scribus, faccio le mie scritte, in questo modo poi faccio il PDF e me lo faccio che l'immagine mi rimane a 300 dpi e i testi rimangono a risoluzioni altissime, che è la sua risoluzione di visualizzazione. Proprio perché il nostro occhio, perché possa leggere in maniera, senza affaticarsi, ha bisogno di una definizione maggiore sui testi. Ecco, adesso io ho i miei due livelli, no? Ho il livello di San Marino separato per conto suo. Dopo ovviamente bisogna farci i lavori di ritocco, ma è tanto per vedere un po' come funziona. E poi ho il mio livello di sfondo. Adesso in questo modo qua io posso andare a lavorare sullo sfondo e dire no, io lo voglio più chiaro rispetto al mio alla cittadina di San Marino. Ho tutta una serie di strumenti che mi permettono di andare a modificare la cromia della mia foto, sia in generale che di ogni singolo livello. E la cosa interessante di Krita è che qualsiasi lavoro che io vado a fare a livello di modifica di cromie me lo fa a livello di anteprima, ma la mia foto originale me la preserva, quindi non va ad alterare l'immagine, la natura dell'immagine, ma va a alterarne solo la visualizzazione. Tipo, se io vado su filtro, regola e lavoro sui livelli, perché voglio schiarirmi ad esempio lo sfondo rispetto a San Marino, intanto mi attivo l'opzione anteprima, così in questo modo vedo subito cosa sto lavorando. Con il filtro livelli ho un istogramma che mi fa vedere come lavora praticamente, quali sono le quantità di luci presenti nella mia foto. Ho quindi un istogramma che mi indica i toni scuri,
i toni medi e i toni chiari. In questo modo io posso lavorare o sui toni scuri, vedete come cambia la tonalità, oppure posso lavorare sui toni chiari, quindi mi va a fare un lavoro di questo tipo, oppure posso lavorare anche sui toni medi. Ecco, quando vado a fare lavori di questo tipo qua, quindi o lavoro sui toni scuri o lavoro sui toni chiari, la foto tende ad appiattirsi oppure a contrastare troppo, quindi la cosa che poi devo andare a fare è sempre andare a cercare di ritrovare il giusto equilibrio per quanto riguarda i toni medi. Quindi se voglio renderla più piatta, mi basta andare a spostare il mio cursore di medi verso sinistra, quindi verso i toni scuri, oppure all'opposto me li posso andare a contrastare in maniera diversa. Quando si fanno questo tipo di operazioni, di solito ci mette sempre un po', l'anteprima non è immediata, ci mette un po' a caricarlo. Mettiamo caso che a me così mi va bene, gli do ok, adesso lui si fa le sue operazioni e me la conclude così. Dopodiché io posso anche andare a modificare, tipo posso andare invece su San Marino e aumentarne il contrasto. Quindi mi seleziono San Marino. Ma si può vedere i due layer separatamente? Perché non capisco bene come... In che senso separatamente? Cioè, sono sovrapposti. Sì, sì. Ah, ok, ho capito cosa... Sì. Allora, praticamente... Adesso, questo è San Marino... Quindi ho lavorato solo su questo, ho lavorato solo su questo livello qua. Eccolo qua. Qua la foto è tutta modificata. Anche la parte qua, anche quelle, questa qua in mezzo è modificata. Quando ho lavorato con i livelli, ovviamente con questo strumento qua, sono andato a lavorare su tutta la foto. Però mi ha escluso ovviamente questo. Questa è rimasta esclusa. Perché tu praticamente quando lavori selezioni su quale livello lavorare. No, ad esempio io volevo schiarire lo sfondo rispetto alla foto, alla parte in primo piano di San Marino. Cosa ho fatto? Ho selezionato il mio livello di sfondo e ho lavorato... Leggermente lo sfondo anche il castello o no? Sì, eccolo qua. Questa è la mia foto completa. Lo sfondo. Esatto. Questo invece è solo San Marino senza lo sfondo. Quindi in realtà modificava anche il castello, un po' che non si vedeva perché i due castelli non sono all'altro. Esatto, questo è il gioco. Cioè, il gioco che interessava a me era poter lavorare su due piani diversi e in questo modo io posso fare tutte le mie regolazioni in maniera indipendente, se no dovrei sempre lavorare con un livello attivo, con una selezione attiva. Però con la selezione attiva è un po' sempre sì, approssimativo, perché magari tipo in lavorazioni come questo, che devo andare poi a cancellare magari delle parti in più, posso tranquillamente usare la gomma e andare a cancellare la parte che mi interessa. Quindi posso andare... E sempre con lo sfondo, se invece esatto. Hai due sistemi complementari. Adesso... Adesso ho la gomma, tipo devo cancellare questa parte qua, non faccio altro che andare a cancellarmi la parte che mi interessa e la parte sotto mi rimane salva. Eccolo qua, in questo modo ho preservato la mia foto e la posso modificare come voglio. Come dici tu, se invece lavoravo tipo con la selezione, andava a finire che... No, invece in questo modo hai un controllo maggiore delle operazioni che vai a fare. Invece magari sulla foto sulla parte in primo piano voglio in realtà aumentarne il contrasto, vado sempre su filtro, gli do regola, posso andare sempre su livelli e quindi aumentarne semmai... posso andare a aumentare il livello in questo modo e così riesco ad accentuarne ancora di più il contrasto tra lo sfondo e il primo piano, oppure posso
lavorare con altri livelli, posso lavorare con l'abbilanciamento dei colori, quindi andare a modificare la mia cromia. Adesso sto esagerando proprio per farvi vedere in realtà cosa si può fare con questo strumento. No, questo lavoro è simile a quello che abbiamo visto con GIMP. Sì, solo che su Darktable tu lo fai praticamente sui negativi. Quello lo fai sui negativi, quindi hai una mole di dati maggiore rispetto a Krita. Perché Darktable lavora sui file raw, per dire, no? Quindi sui file sorgenti delle macchine fotografiche. Cos'è che hanno di caratteristico? Che sono delle immagini... No, sono pesantissime, perché invece che essere tipo 8 bit sono 16 bit o 32 bit, proprio perché hanno un sacco di dati disponibili, mentre su file tipo questo che stiamo lavorando, noi stiamo lavorando su un 8 bit, oltretutto un'immagine che ho scaricato da internet, quindi ha una quantità di dati sicuramente inferiore, ma Darktable è nato proprio per poter gestire, fare un primo flusso di lavoro sulla correzione di luci, di colori, di predominanze colore, e dopodiché ti fai l'esportazione, dopo su quello poi lavori o con GIMP oppure con Krita. Però, no, cioè questo qui non può, come dire, fare lo stesso lavoro che fa Darktable, non è indicato? No, diciamo che ogni software ha una sua funzione ed è giusto, secondo me, lavorare in questo modo qua. Effettivamente anch'io, quando mi importo le foto, una prima correzione la faccio direttamente su Darktable. Dopodiché mi esporto il file in TIFF, in JPEG o quello che mi interessa, e dopo lavoro su quello. In questo modo io mi preservo comunque sempre l'originale. Dall'originale posso sempre partire, perché nel momento in cui tu togli i dati a un file fotografico, dopo tu non puoi ritornare alla versione originale. Cioè puoi solo andare a, diciamo, ridurne i dati, ma mai poi a riportarli allo stato iniziale. Sì, ti preserva l'originale. Esatto, esatto. Ecco, una volta che poi io ho finito di fare tutti i miei lavori di sistemazione del nel momento in cui ho finito di fare le regolazioni sul livello in primo piano, posso decidere se la mia foto è finita oppure no. Posso addirittura andare ad aggiungerci anch'io degli ulteriori effetti, tipo per rendere la foto, dargli ancora più profondità. Già in questo modo gli ho dato un po' più di profondità, cioè non l'ho resa 3D, però gli ho dato due piani diversi, uno dove mi si vede bene il San Marino, adesso lì è anche troppo nello schermo, è alterato, e ho creato uno sfondo. Se voglio dargli una maggiore diciamo profondità alla mia immagine, posso creare una sorta di vignettatura, che in realtà di per sé sarebbe un difetto in fotografia. La vignettatura è un difetto perché diciamo soprattutto quando si usano obiettivi, teleobiettivi o zoom, no? Però in questo modo ti dà la sensazione della foto fatta quasi così istantanea, senza manipolazioni. Non faccio altro che crearmi un nuovo livello, vado a prendermi un colore di sfondo, in questo caso posso prendermi tranquillamente il nero, gli dico riempi quel colore in primo piano, e anche qui posso andare a modificare la mia opacità, vedete? Questa la chiamo vignettatura, e la posso andare a modificare le mie opacità, ma non solo. Adesso devo andare a crearmi una selezione
la selezione posso di norma, la mia selezione è netta, è 0, 1, punto. Se provo a cancellare mi fa un lavoro di questo tipo, ok? In realtà io devo andare a sfumare, ma non rendere la mia sfumatura precisa, ma dargli una sfumatura. Quindi non faccio altro che andare su seleziona, gli do seleziona piuma e gli dico fammi in realtà una sfumatura di 100 pixel. Gli do ok, gli do cancella e mi fa un lavoro di questo tipo. Dopodiché non faccio altro che andare su la mia paletta livelli e sul livello vignettatura gli dico non tenermela normale, ma semmai fammi una sovrapposizione, una moltiplicazione di questo livello con quelli sotto. E in questo modo posso creare un effetto di questo tipo. Poi lo posso anche addirittura andare a modificare ancora in opacità, renderlo più leggero. In questo modo io riesco a crearmi una foto che ha diciamo più profondità rispetto alla foto che avevamo all'inizio. Guardate che adesso gli do una salvata, così almeno. Come? Esatto. Gli ho messo sopra un livello trasparente che poi ho colorato di nero. E mi sono creato una selezione, quindi me lo sono fatto una selezione ovale e mi sono cancellato la parte che mi interessava dopo avergli dato alla selezione un raggio di sfocatura, perché la selezione di norma è qualcosa di preciso. In realtà a me interessava avere una presenza del nero non così marcata ma sfumata. E in più ho lavorato non solo sull'opacità, perché io posso lavorare sulla percentuale di copertura che ha qualsiasi singolo livello, e in più sono andato a lavorare anche con i vari tipi di metodi di fusione che sono presenti anche in GIMP, per dire. Questo qua era la mia immagine così com'era. No, il duplica sul livello, tu praticamente fai una copia di quel livello lì. Sì, ho fatto una cosa tipo qua, tipo il porta su tutti i livelli, o mi sbaglio? No. Sulla vignettatura? No, no, no. No, no, quando, torno indietro un attimo di un po' di posizione, vediamo se riesco a tornare a questo. Ecco, sono qua. Io ho creato una selezione, no? Prima hai fatto un livello nero. Esatto. Prima mi sono creato un nuovo livello e l'ho chiamato vignettatura. L'ho riempito di nero, col secchio, mi sono creato una selezione che mi interessava che la parte centrale si veda bene e i bordi si vedano scuri. Poi posso decidere di andare a modificare la mia opacità, tanto per vedere anche la foto come viene fuori. Mi posso già dare anche moltiplica, così almeno... Sì, me lo fa solo sulla vignettatura, non me lo fa su tutti i livelli, me lo fa solo sul livello che ho selezionato. Quindi la moltiplica cos'è, che capita più volte la stessa cosa? No, praticamente il moltiplica non solo fa una somma praticamente del colore che è presente su quel livello lì con quelli sotto. Se lo lascio normale, cos'è che mi fa normale? Se lo lascio così mi copre tutto. Posso diminuirne l'opacità, però cos'è che fa? Me lo rende un po' piatto, ok? Quindi gli do moltiplica e vado sulla selezione, vado a crearmi la mia selezione sfumata, facciamo 100 pixel e gli do cancella. No, 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 uno solo. Uno solo. Si cioè cambia un po' il diametro, perché io gli ho dato praticamente un 100 pixel di sfumatura, cioè quindi 50 pixel all'interno e 50 pixel all'esterno. Allora sul pixel più esterno, cioè sulla selezione più esterna, non gli fa niente.
a mano che va verso il centro toglie un po' di colore, fino ad arrivare al centro dove ho un po' di colore nero. Esatto. E mi fa questo tipo di effetto qua. Questa operazione la posso fare su tutti i livelli, cioè la possibilità di andare a manipolare la modalità di fusione lo posso fare su tutti i livelli, tipo vi posso dare anche qua brucia a livello San Marino, cos'è che fa? Fa questo effetto di bruciatura della foto e me lo fa con quello sottostante. Cioè lui lavora sempre come se fossero comunque delle immagini che sono stampate su un fondo trasparente e quindi si vanno a sommare con l'immagine che c'è subito sotto. Se lavoro con la modalità normale, cosa succede? Che dove c'è San Marino ha una copertura totale al 100%. Ovviamente dove non c'è nulla è trasparente. È come se fosse stampato su un vetro. Su questa parte qua è un colore coprente e il resto è trasparente. Però nel momento in cui io vado a dargli un qualsiasi tipo di effetto, lui va a sommarsi con quello sotto. Cioè, non c'è un'identificazione delle cose? No. Cioè, proprio, se metti un sopra uno sull'altro, non c'è niente? No, cambia le cose. Sì, perché se io lo sfondo lo porto sopra San Marino, perdo l'effetto. Sono sovrapposte l'una sull'altra. Io ho un foglio dove ho tutta la foto, poi sopra un altro foglio dove ho solo San Marino, poi un altro foglio dove ho solo la vignettatura. Praticamente lui ragiona così, un po' come tutti i programmi di fotoritocco che lavorano su livelli diversi. Questo cioè il bello di questi programmi qua è poter proprio andare a prendere elementi anche da altre foto e inserirli all'interno della nostra composizione. Cioè, per assurdo, io posso andare a prendermi la foto, un elemento da questa foto qua, per dire me la seleziono, me la copio, vado di qua, mi creo un nuovo livello. Ah no, me lo crea già in automatico. Dove vedere che l'ho messo. Sì, aspetta che andiamo a deselezionare. Cancello questo. Dove andrà? Sì. Ah sì, eccolo qua. Sì, è fuori qua. Andiamo a prenderlo con sposta oggetti. Eccola qua, dov'era? L'ho copiata fuori. Cioè, quindi io posso prendere un qualsiasi pezzo e andare a buttarmelo dentro e farci tutti i lavori che voglio. Qua, ad esempio, mi fa l'effetto con modalità di fusione normale, mi fa l'effetto copertura, però nel momento in cui gli vado a dare tipo moltiplica, vedi cosa combina? Mi va a, come se fosse su un vetro, stampato su un vetro trasparente, e mi fa vedere quello che c'è sotto. E si somma praticamente, si sommano questo livello qua con quelli sottostanti. Tipo ad esempio quel tampone potresti riuscire, tipo, non so, a prendere una casa fiorese e metterla a San Marino? Beh no, non serve il tampone, ho già il livello, mi vado a isolare la casa e dopo me la posiziono dove voglio. Cioè, tipo la tuba di Bezier lì? Sì. No, no, beh, vado proprio a fare una selezione di questo tipo qua, adesso lo faccio anche addirittura con... Sì, allora, facciamo così, con questo, gli do a cancella. L'impostazione della selezione per farla sfumata. Sì,
vai su, tu ti crei la tua area di selezione. Prima la devi creare. Okay. Nel momento in cui tu la crei, vai su, seleziona a piuma. Ti appare questa finestra dove ti dice... Qua ti dai raggio di sfumatura, decidi tu che tipo di sfumatura dare in base ovviamente alla risoluzione e alle dimensioni della tua immagine. Puoi farlo tranquillamente usando i cursori oppure gli dai tu. Ah, anche col cursore? Sì, sì. No. Ti basta usare le freccette che hai a destra del campo e le utilizzi in questo modo qua. Hai due cursori all'interno del campo. Dopo puoi anche invertire. Pensavo di farlo sullo schermo. No, devi darlo sulla finestra, sulla finestra di dialogo che ti si apre. Eccola qua. E puoi invertire anche la selezione, tranquillamente. Gli dai inverti. Praticamente ti rende attiva la parte esterna e la parte interna rimane praticamente deselezionata. Nel momento in cui cancello, vado a creare effetti di questo tipo qua. Cioè, come strumento effettivamente è molto versatile, si presta un sacco di lavori. Qui ci serve da perdersi ore e ore tranquillamente. Andiamo a cancellare questo livello. Nel momento in cui io ho finito le mie operazioni, mi salvo la mia documento di credita. Io di solito me lo salvo in Photoshop, per dire, perché spesso e volentieri i lavori che faccio a casa, poi quando vado al lavoro me li porto al lavoro, oppure sono al lavoro faccio dei lavori con Photoshop perché mi obbligano a usare Photoshop, me li salvo in PSD, me li porto a casa, me li apro con Krita, continuo le mie operazioni, le risalvo, torno al lavoro il giorno dopo e me li riapro di nuovo in Photoshop e ovviamente ci lavoro. No, più che altro per tenermi i livelli separati. Dopo, tipo, no, ha il suo formato che ti permette di tenere i livelli. Sì. No, è un suo formato. Cioè, però se io lo salvassi con il formato di Krita in Photoshop non riuscirei ad aprirlo. Invece viceversa riesco a lavorarci. Però per dire, se tu usi GIMP, lo salvi in .xcf, con Krita te lo apre tranquillamente, lo salvi e puoi ritornare a lavorare con GIMP senza problemi e ti preserva tutte le modifiche che hai fatto, hai creato di nuovi livelli, te li mantiene. No. Questo è il bello, c'è l'interoperabilità tra software completamente diversi tra loro, quello sì. Giallo-nero. Con Scribus, ma anche con GIMP ne avevo parlato a suo tempo. Perché abbiamo... ovviamente. Esatto, perché è un problema più che altro di stampa. Perché spesso e volentieri noi lavoriamo con i nostri file fotografici, no? Ce li mettiamo a monitor, dopo magari andiamo a stamparli, facciamo stampare in qualsiasi copisteria anche. E magari spesso ci risultano piatti, cioè smorti come colori, proprio perché nel momento in cui viene stampato l'immagine, il nostro JPEG che gli mandiamo in RGB, viene convertito nella scala cromatica per la stampa, ed è il cian magenta giallo nero. Però il cian magenta giallo nero è una scala cromatica molto più limitata rispetto all'RGB. Ed è per questo cosa fa? Nel momento in cui la converto devo
trovare una via di mezzo, tipo tra un colore troppo acceso e uno troppo scuro o troppo chiaro. Quindi sulla stessa tonalità, tipo un verde, no? Tipo i verdi fluorescenti, gialli fluorescenti, fucsia. Noi a monitor li vediamo benissimo, però se dopo li stampiamo con la nostra stampante, li vediamo smorti, non corrispondono a quello che vediamo a monitor. Quindi in realtà quello che vediamo è più vicino alla stampa. Esatto. Come visione. Esatto. Per quello. Sì. Sì. Beh, diciamo che Scribus te lo fa già quel discorso lì. Se tu importi un'immagine in RGB nel tuo impaginato, quando vai a fare il PDF, perché tu allo stampatore alla fine gli dai un PDF, gli dai tutti i parametri per la stampa con i coccini di filo, il discorso della quadricromia, eccetera, lui ti fa la conversione delle immagini che sono dentro, te le fa già in magenta, giallo, nero. Quindi poi tu apri il PDF e ti vedi effettivamente come viene fuori. Dove? In Scribus, sì. Ok, quindi ti accorgi solo alla fine. Sì. In questo modo, con questo programma qua, tu hai già l'immagine definitiva, ce l'hai già in magenta, giallo, nero. Io ormai lo uso. Gli sarebbe molto più utile, effettivamente, sta cosa qua. Cioè, mi è capitato spesso che fotografi si sono lamentati perché ovviamente le foto erano meno accese, erano meno contrastate rispetto a quello che vedevano loro a monitor. Ma era ovvio che, sì, perché il magenta per sua natura tende un po' ad appiattire le immagini. Allora bisogna trovare il giusto compromesso che vada bene sia a te come autore della foto, ma anche lo strumento che poi ti stamperà. Se c'è qualcosa che non ti piace, lo sistemi già prima. Esatto, prima ancora di andare a stamparlo. Non sarà mai fedele come no. La copia RAW, ovviamente, però si può un po', diciamo, sì, esatto. Infatti, comunque gli strumenti di stampa sono tutti già nel tempo della web. Sì, adesso stanno venendo fuori. Stanno venendo fuori le stampanti adesso RGB e simulano il nero in due modi. Il primo è con una cartuccia di nero a parte, quindi hai il nero più l'RGB. L'altro invece è che ti usano per fare il nero, usano l'RGB, quindi usano proprio tutti e tre i canali insieme, però siamo ancora, sì, però ancora agli inizi, diciamo. Perché nel 3 e nel 4 devi riuscire, diciamo, a miscelare quello che è in maniera. Sì, perché praticamente ti faccio vedere, ce l'ho proprio qua, perché ho fatto una lezione l'altro giorno proprio sulle immagini. Vediamo dove ce l'ho. Eccolo qua. Praticamente. Cosa succede? Che l'RGB è così, lavora così. Allora, manca una parte che sarebbe il nero, che sarebbe tutto qua intorno, perché sennò veniva fuori una roba troppo ciassosa. E i colori, praticamente, dove lavorano tutti insieme ci fanno vedere il bianco, ma perché fa parte proprio della natura della luce, cioè la luce in realtà, la nostra luce sarebbe fatta così, poi noi la vediamo. Noi vediamo bianco, cioè vediamo il bianco, vediamo il nero perché il bianco riflette tutti i colori presenti nello spettro visivo e quindi noi non, cioè, vediamo oppure non vediamo il bianco. A differenza invece il nero, cosa succede? Assorbe tutte le frequenze del nostro spettro visivo, quindi non vediamo assolutamente nero. La tenda là assorbe il 99,9% di tutto lo spettro visivo. Del verde praticamente viene assorbita tutta la parte che abbiamo alla nostra sinistra e alla nostra destra del nostro spettro visivo e ci fa riflettere solamente
riflette solo la parte di raggi verdi in pratica, è così che funziona. Da un certo punto di vista è molto simile anche la riproduzione meccanica che è stata realizzata con i canali RGB, che è praticamente lo standard dei monitor, del proiettore. Eccolo qua, mentre il cyan, magenta, giallo, nero, ecco, così è come verrebbe scomposta la nostra immagine. Se la scomponessimo nei tre canali RGB sarebbe fatta così. La cosa è un po' diversa nel cyan, magenta, giallo, nero, perché abbiamo in pratica i quattro canali, ognuno per conto. Adesso questo giallo qua sembra verde, però in realtà è giallo, ti garantisco che è giallo. E cosa succede? Che per ottenere le stesse cromie che abbiamo nell'RGB, c'è la sovrapposizione di questi quattro canali qua, in base al tipo di colore che dobbiamo riprodurre. E cosa succede? Parte dal 100, aspettatemi indietro, parte dal 100 e va allo 0 attraverso una sfumatura, un rettino. E questo rettino si va a sovrapporre ovviamente in base al tipo di intensità della luce, intensità del colore, saturazione e quant'altro. E praticamente la nostra foto, che è questa, come la vediamo qua così, in cyan, magenta, giallo, nero sarebbe questo qua. Eccolo qua. Abbiamo il cyan, abbiamo il magenta, abbiamo il giallo, abbiamo il nero, come lavorano. Allora, questa qua che abbiamo in alto a destra è la nostra foto, come risulterebbe se lavorassero solamente due canali, che è il canale del cyan e il canale del magenta. Se ci aggiungiamo il giallo, ovviamente comincia a prendere forma. Se ci aggiungiamo alla fine il nero, che ci dà le ombre, ci dà la profondità e quant'altro, abbiamo la nostra foto completa. Sono due tecnologie di riproduzione visiva completamente diverse, solo che una è più è nata per i dispositivi, quindi per i monitor, per i proiettori, per le videocamere e quant'altro. Questa qua è invece il cyan, magenta, giallo, nero è un sistema che è nato per la stampa tipografica, perché hanno visto, cioè in realtà non so se mi hai sentito parlare di un movimento che era subito dopo gli impressionisti, che era il puntilismo o il divisionismo. Praticamente si erano accorti, no, questi artisti, siamo a cavallo tra l'800 e il 900, che l'occhio umano poteva essere fregato, nel senso che il verde io potevo crearlo come pittore non mescolando il giallo e il blu insieme sulla tavolozza, ma mettendo un puntino di giallo e un puntino di blu, un puntino di giallo, un puntino di blu, un puntino di giallo, un puntino di blu. Eccolo qua. Praticamente attraverso la sovrapposizione di questi quattro canali, in base alla dimensione non solo dei pallini, ma anche la distanza, potevo crearmi tutta una gamma cromatica, la più ampia possibile, attraverso questo tipo di processo meccanico. No, il monitor ragiona sempre sui tre canali, l'RGB, ed è l'intensità che hanno questi tre canali. Però c'è un pixel colorato di viola, c'è uno con rosso e blu che si accende. Sì, però non so se tu hai. Non so se tu. Ti ricordi le prime televisioni a colori? Ne hai mai viste da vicino come erano fatte? Erano fatte di tante piccole cellette, no? E ogni celletta aveva questi tre canali, aveva una riga di verde, una riga di blu e una riga di rosso. E in base all'intensità della luminosità di questi tre canali, ovviamente la vicinanza di tutte queste cellette ti andava a creare l'immagine finale. È la somma dei colori dei punti vicini. Esatto. Cioè, il concetto è sempre lo stesso, solo che lavorano con due mentalità diverse, una su tre canali, e mentre diciamo magenta, giallo, nero lavora su quattro. È quello fondamentalmente il gioco che va a fare. Dovrebbe essere inferiore all'RGB, giusto? Cioè, no, sono proprio. Cioè, diciamo magenta come scala cromatica è inferiore come diciamo gamma cromatica rispetto all'RGB. L'RGB ti fa vedere tutti i colori, perché riesce a riprodurteli tutti.
quello che l'occhio riesce a vedere. Il cia magenta, giallo nero no. Infatti, per riuscire a sopperire a questo problema qua del limite, hanno iniziato a metterci la stampa a 6 colori, quindi hanno aggiunto tipo un'altra tonalità di magenta e un'altra tonalità di giallo. Poi l'hanno fatta addirittura con 8 colori, quindi aggiungendoti un'altra tonalità di cian e un'altra tonalità di nero, in modo tale da avere ancora più contrasto. Eh sì. Ma questo lo vedi soprattutto anche nei plotter di ultima generazione, che arrivano ad avere anche 12-16 cartucce di colori diversi. Ma queste cose qua sono venute fuori proprio per un discorso di riproduzione, soprattutto... Com'è? Non si cambia la combinazione dei colori di base per mantenere la compatibilità con il vecchio sistema? No, ma è che in realtà... Con 12 non è ancora un risultato ottimale. No, con 12 hai un risultato. Con 12 riesci a avere effettivamente un risultato. Cioè, quello che non riesci a fare con i 4, aggiungendoci queste altre tonalità intermedie, riesci effettivamente poi a realizzare un qualcosa che si avvicina alla realtà. E diventa, intanto è vero che sono procedure di stampa che vengono usate soprattutto per i cataloghi d'arte, per i cataloghi fotografici, dove viene richiesto un maggiore controllo a livello cromatico, non solo cromatico, ma anche proprio anche di contrasto. Cioè avere non solo canale del nero, ma averne due o tre che mi lavorano su frequenze frequenze tra virgolette diverse, mi aiuta tantissimo nella riproduzione fedele di un'immagine.